mia madre lavorava e quindi alla fine chi stava in casa eravamo io e mia sorella, ed eravamo noi che la lavavamo, le pettinavamo i capelli, la accompagnavamo a scuola, l'aiutavamo a fare i compiti. E me lo ricordo come un bel periodo. Cioè, è arrivata una sorella vera e propria, anche se in alcuni momenti io me la sono sentita proprio come figlia. Quando la famiglia uccide, quando il mostro è in casa, quando l'assassino va in televisione a dire che è innocente, prima di essere scoperto. È crollata Sabrina quando il padre ha consegnato al giudice la sua condanna. È stata lei ad uccidere Sara con una cintura in garage, poi mi ha svegliato ed io ho solo pensato ad occultare il cadavere. Nuova svolta nelle indagini sul delitto di Avetrana. Cosima Misseri è stata arrestata in serata per concorso nell'omicidio di Sara Scazzi. Cosima avrebbe aiutato ad uccidere la nipote. Niente. Cosa non c'entra niente? Il momento della gelosia, io non ho fatto niente. E ce lo dica lei qual è il momento? Non ho fatto niente, non sapevo niente. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Taranto dichiara Serrano Cosima e Misseri Sabrina colpevoli del reato loro ascritto al capo A e condanna ciascuna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento per quanto di ragione delle... Silenzio in aula, per favore! Io sono una miracolata. Perché mi trovavo a Roma? E se mi fossi ritrovata da Vetrana, io in questo momento sarei in carcere insieme a mamma e Sabrina. Sono 7 anni che vado a trovare mamma e Sabrina e in questi anni comunque non abbiamo mai perso le speranze. Ci auguriamo che qualcuno che magari non ha raccontato la verità si faccia avanti, o chi invece poteva dire qualcosa in più e non l'ha detta. Di fronte a questa corte lei conferma di essere stato lei l'assassino? Da solo, sì. Ero rientrata dalle vacanze. Durante il periodo estivo il programma è chiuso. Entro in redazione, vado nella mia stanza e proprio quel giorno mi viene detto: guarda Maria Lucia, c'è una ragazzina che è scomparsa dalla Puglia, devi partire per seguire il caso.